Audi R8, guardate che bello il frontale, alta no, bassa 1,24 m da terra, larga 1,94 m, lunga 4,43 m, ma chi se ne frega delle dimensioni, guardate quanto è bella, con i particolari in carbonio, il nuovo frontale in questa versione ristilizzata con i fari a LED diurni, abbaglianti, ma gli abbaglianti sono laser, poi vi racconto come funzionano durante il test drive. Mi devo quasi appoggiare per terra per arrivare all'altezza dei fari, veramente bassissimi. Gli pneumatici, abbiamo un cerchio da 20 pollici, 245-30 all'anteriore, guardate che bello il disco carboceramico con la pinza a 6 pompanti, bellissimo, e la scritta qua, speriamo che non cambi mai, V10 aspirato di derivazione Lamborghini, una fiancata molto bassa, molto slanciata, ovviamente abbiamo a disposizione la versione Spider, anche qua tantissimo carbonio, con questi inserti arancione che gli danno quel tocco, hanno un loro perché. Salgo a bordo e beh ragazzi, io ci sto veramente comodissimo, Audi Virtual Cockpit davanti a me, sedile a regolazione completamente elettrica e... come mai non c'è il Bordons? Senti, prima di fare la presentazione guardo se ci sto, Sì, peraltro sei inguardabile Bordons, con quei pantaloncini sei inguardabile. Allora, ho già tirato giù tutto il sedile, l'ho già tirato tutto indietro, il problema è che c'è la slitta che non è lunga, secondo me non ci sto, ma proviamo. Ma sì che ci stai, potremmo starci. Sta che ci sta. Sei ridicolo. Sembra di essere su un Ryanair diretto. Ma tra l'altro ti esce la testa dal parabrezza. Esatto. Come siamo andati? Ma riesce? Ma regola se il volante. Ma che volante vuoi che regoli? Ok, manuale, però è tutto giù, ma poca escursione perché essendo basso ovviamente non ha tanto angolo. Ma non ci stai davvero? No. Eh sì, che sfortuna, l'ho dovuta provare solo io questa R8. Davanti c'è un pozzetto, poi ve lo faccio vedere per i bagagli, ma anche dietro al mio sedile se guido io c'è spazio per una 24 ore, se sta Luca no. E poi niente, questo frangimento che tolgo, poi vi farò vedere perché, e qua c'è un altro vanetto dove si possono mettere magari le cose più preziose, visto che è chiuso dalla chiave, lo vedete qua. Una cosa che volevo fare, maniglia tra l'altro nascosta qua nella nervatura laterale della fiancata, bellissima, è aprire sia il cofano motore sia il vano bagagli. Questa è la sezione di tetto che va a spostarsi per poi far uscire la capote che è in tela, poi ve lo farò vedere, e rispetto alla versione coupé qui non abbiamo il motore a vista sotto il vetro, purtroppo non possiamo vedere questo bellissimo V10, ma abbiamo solamente una finestrella che ci fa intuire che cosa ci può essere sotto, e vi dico già 540 cavalli, quindi prestazioni alla grandissima. Vedete qua lo spoiler, anche questo completamente in fibra di carbonio, molto belli i fari posteriori, anche qua completamente a LED, ovviamente il doppio scarico diviso assolutamente vero, un bellissimo estrattore anche qua in fibra di carbonio, non vedevo di andare a provarla, ma mi stavo dimenticando di far vedere il pozzetto anteriore. Cosa volete che ci stia? Direi un paio di borsoni, un bagaglio a mano e qua il porta reticella frangivento, ma si sa, chi compra questa macchina o le cose ingombranti se le fa portare o le compra a destinazione, perché viaggia tendenzialmente leggero. Adesso andiamo a provarla per davvero. Bordos, ma che sfortuna che non ci stai al posto guida, ma quanto mi dispiace, ma veramente, sono costernato, anche un po' frastornato dal sole, ma fa niente. Tanto vorrei farti vedere cosa succede se alzo la testa, praticamente spunto. Ma no, è in plein air, prendi l'aria! Ma poi soprattutto, scusami, inizio semiserio e poi andiamo sul serio. Ma me lo spieghi a cosa serve il frangivento quando io posso alzare quel fantastico vetro posteriore che mi taglia le turbulence interne? Ma secondo me aiuta l'aerodinamica in alcune fasi di manovra particolari. Secondo me sono 600 euro di optional. Ecco, non l'avrei mai detto, tra l'altro. Aspetta, chiudi i vetri così non dobbiamo urlare come disperati, anche se ne va un pochino della linea. E io sto guidando in souplesse, in tranquillità, questo motore 5200, 10 cilindri AV aspirato, 540 cavalli, 540 newton metro di coppia di derivazione Lamborghini. Come guiderebbe il signor Brambilla? In comfort, levando il pedale acceleratore, veleggia, quindi stacca la frizione, accelerando, senti il rumore del motore, è sommesso alle nostre spalle,
conscio di avere sotto al piede una bestia. Una bestia di che? Di quale entità? Quale entità te lo dico subito, perché io mai andrei in giro con questa flemma, mai andrei in giro in normale, ma sempre in performance, col manettino qua sul volante a scegliere lo stato della strada, neve ma quando mai, bagnato ma quando mai, asciutto, scalando con il manettino e dando fiato a questo 10 cilindri, fantastico! Peccato che dobbiamo già decelerare perché siamo sulle strade di Montevecchia. E questa prova io direi di farla in silenzio, cioè noi stiamo zitti, che cosa dobbiamo dire di questa macchina? Facciamo cantare il motore. Mamma mia, il limitatore a 8500 giri. Luca, dopo quando facciamo la prova di 0-100 mi riprendi qua il contagiri grande in centro alla pancia, in centro alla plancia di questo virtual cockpit di Audi, che ti segnala con un verde giallo rosso la cambiata ideale della marcia. E il sound in performance mode è entusiasmante, lo scoppiettino in rilascio, il cambio, 7 rapporti, doppia frizione, fulmineo nel passaggio di marcia da una marcia all'altra, la tenuta di strada eccezionale, 4 ruote motrici, differenziale, elettronico a lamelle anteriore, autobloccante meccanico al posteriore che ti consente anche di andare via un po' perché comunque la ripartizione è soprattutto all'asse posteriore. Basta, non dico più niente. Quando è che la dobbiamo restituire? Vado nel boschetto e la nascondiamo lì. Vabbè, parliamo un attimo di comfort, la lascio però col rumore del motore che si sente perché è troppo bello. Sedili molto confortevoli, riscaldati, si possono regolare elettricamente in un sacco di posizioni. Ti dico anche del disegno della plancia, dove ho tutto io sotto controllo perché tu non hai niente lì davanti. Io sono solo passeggero e per una volta posso stare zitto. Sei passivo in questa prova, sei passivo, un peso, comunque questa vettura non pesa tanto, ha un telaio completamente in alluminio e fibra di carbonio, ma cosa facciamo? Launch control? Launch control tutta la vita. Tutta la vita? Sì. Freno, acceleratore, mollo. Hai visto il contagiri? Che figata! Però siamo arrivati o alla velocità di riferimento, sì vabbè più o meno, e giù tutto il freno. Ammazza! Non siamo nemmeno arrivati al cambio di asfalto. E attenzione perché non abbiamo nemmeno i carboceramici caldi. Quindi voglio dire tantissima roba. Metto in dynamic, quindi tolgo la massima performance, metto il cambio in automatico per concentrarmi un pochino di più sulle cose da dire. Lascio però il rumore sportivo perché sul volante abbiamo anche il pulsante per cambiare la voce a questo motore. Cliccando praticamente cambia la strada che fanno i gas di scarico in uscita e senti come si silenzia? Sì, è vero, diventa anche sommesso. Anche perché, voglio dire, è un Audi, non è una Lamborghini, magari centro storico, la sera, non vogliamo fare casino, vogliamo passare un pochino inosservati e senti come cambia se io schiaccio questo pulsantino, anche se lo terrei schiacciato tutta la vita. Stavo dicendo, facciamo la solita dinamica, perché disamina, perché questa R8 sarebbe scontato portarla in pista. Parliamo di questa R8 nell'uso di tutti i giorni. Io, Andrea Galeazzi, mi sono trovato benissimo con il mio 1,63 m, comoda, confortevole anche sul pavé se la mettiamo in modalità comfort, la si può guidare tranquillamente tutti i giorni, sistema di climatizzazione potente, funziona bene, non abbiamo lo sdoppiamento destra-sinistra, a me piace tantissimo questa sistemazione delle manopole dove puoi regolare la temperatura, il flusso dell'aria, la velocità della ventola, qua si possono andare a riscaldare, a rinfrescare i sedili, no, solamente riscaldarli, e qua abbiamo anche la possibilità di appoggiare lo smartphone, tra l'altro incredibile, c'è anche il semaforo verde per farlo ricaricare, due USB, abbiamo CarPlay, Android Auto, abbiamo la possibilità anche di chiudere qua questa parte per non farla vedere, insomma uso quotidiano, se non fosse per il micro pozzetto che hai fatto vedere tu prima davanti dove ci stanno effettivamente poche cose, promossissima. Assolutamente promossissima. Il discorso è dobbiamo che dobbiamo farlo il no, la terza messo... quarta? Sì, ma fa la seconda terza, sì, ma non stare. Mi ricordo più, stavolta ma con 540 Nm possiamo assolutamente lasciar stare. È chiaro che è una vettura estrema che nell'uso di tutti i giorni deve
declinarsi in qualcuno che ha bisogno di essere sgargiante, che vuol farsi notare, perché comunque specialmente con questo colore è una vettura che si fa notare e voi vi fate notare alla guida. Io purtroppo, come diceva Andrea all'inizio e come avete potuto vedere in fase di presentazione, non ci sto. Basti pensare che spunto un attimo con la testa e basti pensare quanto spazio mi rimane, nonostante abbia sedile tutto giù e tutto indietro. Quindi per una volta, caro Andrea, fai tutto tu, diciamo. E non mi dispiace assolutamente. Parliamo subito dei consumi, così ci togliamo subito questa spina nel fianco. Spina nel fianco, allora, in città può essere utilizzata, a patto che vi basti fare 5 km se non schiacciate. Perché se voi la mettete così, col rumoraccio alle vostre spalle, col fatto che ogni scalata, sentite, quel papapapaman lì cos'è? È un filo di benzina che gli iniettori buttano nei cilindri per far scoppiettare il motore, quindi praticamente è benzina che consumate così gratis. Quindi scendiamo a 3 km con un litro, saliamo intorno ai 7, mi sembra, intorno al limite autostradale, 8, 9, sì, è andata 110, ma quando c'è andata 110, esatto. Insomma, diciamo che una media corretta è di 5-6 km al litro, tenetene conto, se dovete fare i conti col budget, ma che conti col budget, avete già speso 200.000 euro per comprarla, più qualche lira di superbollo, ma la benzina, ma stiamo a guardare, speriamo che su R8 mantengano questo V10 aspirato e non mettano il turbo con i motori elettrici, cose, non lo so, so che è il progresso, ma a volte, io che sono pro elettrico, pro il futuro, pro guida autonoma, questi sono giocattoli, lasciateci giocare. Ecco, boys and their toys. Esatto. Doti dinamiche, top, inutile dirlo, veramente piatta, equilibrata, però doppia anima, comfort e racing. Andrea, vuoi parlarmi del virtual cockpit, che non me l'hai fatto vedere che sei lì su un'altra visualizzazione? Ma sì, è sempre il solito virtual cockpit di Audi, però diciamo che mancando il display centrale è tutto driver centrica. È tutto driver centrica, io ho messo la visualizzazione ovviamente sportiva, si può anche cambiare con contagiri e tachimetro, ma guarda che belli, potenza e coppia qua sulla destra. Sulla sinistra abbiamo la possibilità di cambiare tra il G-metro, che serve per vedere quanto stai andando veloce, quanto sfrutti l'aderenza, perché ti dà la forza di gravità, la spinta laterale ma anche longitudinale, e poi le solite indicazioni della mappa, che quando navighiamo può anche essere messa a tutto schermo, ma è così bello il contagiri lì davanti, ma fa bagno la mappa a tutto schermo, il telefono si fosse collegato, e poi quello che sta suonando. Cosa manca? Per quanto riguarda gli assistenti, ce ne sono pochi. Nel senso che non abbiamo l'assistente di corsia, non abbiamo l'assistente dell'angolo cieco. Fortunatamente, e te lo faccio vedere perché non ci siamo fermati prima al semaforo, ma mi fermo qua. Quando mettiamo la retromarcia, qua in grande compare la retrocamera, perché dietro, ragazzi, non si vede niente. Io devo fare, quando facevo manovra, smollare un po' la cintura, alzarmi e guardare così, anche perché avevo una macchina da 200.000 euro, sai, toccarla dentro non è bello, non bellissimo, però con la telecamera ci si aiuta parecchio. E quindi, che dire, forse su una vettura di questo tipo sono cose che mi aspetto di serie, ma anche no, questa è una vettura, ma anche sì, forse, ma le perdono tutto. Troppo bella, Luca. Del Cruise hai parlato? Cruise non è adattivo, ecco. E la chiusura quanto ci mette? Quanto impiega a chiudersi? Io le perdono tutto. Bellissimo il copricapot in carbonio, si può fare fino a 50 km all'ora, è un delitto farlo oggi con questo sole, ma in 28 secondi un meccanismo fantastico chiude la capote. Il problema è, Bordons ci starà con la capote chiusa? Il Bordons ci sta anche poco, con la capote chiusa. Ma fa niente. Vabbè, dai. Ma niente, se piovigina non è un problema. Appurato che il Bordons ci sta, direi che la riapriamo, anche se il climatizzatore pompa in maniera diversa quando è aperta o è chiusa. Ti devo fare una domanda. Vai. Perché ero distratto dalla velocità, dall'aria. L'head-up display ce l'ha? No. No? Ma gli perdono anche questo. Allora perdonare tutto, sì, ho capito. Sì, le perdono tutto queste R8. Solo per questo rumore. Ma senti come canta. No, vabbè, dai, è fantastica, le perdono tutto. E voi che cosa ne pensate? Ditecelo su automoto.it, YouTube. Io adesso invece vado a prendermi un limoncello che non guido e devo digerire questa prova. Ciao. Ma poi vogliamo parlarne dei fari laser, cioè non LED matrix, laser. Ci sono
dei diodi che sparano su una superficie in fosforo, facendo diventare la luce da blu a bianca, proiettando questo raggio laser. Gli abbaglianti fanno paura, arrivano a centinaia, centinaia, centinaia di metri, migliaia di metri, così. Proprio, Batman nel cielo di notte. L'amo. Perché la puoi usare anche tutti i giorni? Non è come una Lamborghini che magari è arancione o verde pistacchio, poi ti guarda. Invece azzurrina, non ti guarda nessuno. Sì, però è un R8, è un Audi diversa. L'unica cosa che mi è mancata, l'innalzamento dell'anteriore che c'è sul Lamborghini per non andare a toccare nella mia rampa del box. Ecco perché non posso comprarla, rovinerai troppo il baffo anteriore. Ma cambia il box, no?